Il centro sociale anziani ormai è una importante realtà sul nostro territorio. Il centro offre alle persone un po' amanti negli anni un luogo di incontro, di aggregazione, di gioco, di divertimento, ma anche un'occasione di arricchimento culturale. Con questi auspici l'attenta presidenza del centro si dà da fare per creare momenti ricreativi, come ad esempio un pranzo conviviale in ristorante, come è accaduto domenica scorsa. Ben 220 e più soci si sono dati convegni nel ristorante Le Ginestre e non si sono limitati a gustare le buone pietanze preparate dallo chef, ma subito sono scesi, per così dire, in pista per ballare. Il bravo Angelo Pisegna ha curato la parte musicale. Un momento di commozione e di grande allegria quando il presidente del centro, Giacomo Spinosa, ha annunciato che nell'occasione veniva festeggiato il compleanno di un socio, Salvatore Cipriani, che compiva 90 anni. Una vera festa il centro ha dedicato al socio novantenne. Una grande torta è stata preparata a forma di 90. Molti soci si sono stretti intorno al festeggiato che appariva visibilmente commosso. Una socia, Patrizia Valeri, scrittrice e poetessa, ha letto una poesia scritta da lei per l'occasione, la cui copia è stata consegnata al festeggiato. Una bravissima persona. E lo abbiamo accolto perché ha voluto e hanno richiesto, io ho fatto la proposta, loro hanno acconsentito di festeggiare in mezzo a noi e come vedete oggi è stata una bellissima festa e penso che il centro anziani debba essere questo, accogliere, condividere e stare bene insieme soprattutto. Come dicevamo, il centro sociale favorisce l'incontro e l'aggregazione di tanti anziani desiderosi di trascorrere insieme ore liete per sentirsi persone ancora vive, ancora in grado di dare qualcosa alla società. Uno degli scopi fondamentali dell'associazione è impedire che l'anziano sia preda della solitudine e dell'emarginazione. Attività ed impegno sono il viatico dell'età avanzata. Ma il centro non offre soltanto momenti di diletto, cura anche l'aspetto culturale ed in particolare quello sanitario. Non a caso, giovedì 4 aprile si terrà in sede una conferenza su problemi sanitari, in particolare il dolore cronico, da cui molti anziani sono affetti. La conferenza, che ha carattere interlocutorio, sarà tenuta dal dottor Gian Vincenzo D'Andrea.